Oh, l'onore, il piacere di rivedere un amico, soprattutto un fratello, Ras Giulio, che rappresenta qui in Italia il Rastafari Movement. Yes, grazie Fabrizio, grazie a tutte quante le persone che sono qua presenti. È un piacere, tanto tempo che non ci vedevamo con Fabrizio, abbiamo fatto delle cose belle nel passato e adesso le stiamo facendo ancora tuttora nel presente. Quindi questo è l'importante, le radici danno i loro frutti, penso che possiamo metterla così. Grazie a tutte quante le persone che sono presenti oggi pomeriggio qui in questa stupenda situazione, devo dire, che sono arrivato oggi dopo pranzo e ho trovato un'energia positiva, un'energia di unione, di unità, un'energia di voler stare bene e di voler passare un fine settimana insieme, secondo certi canoni che sono a noi così cari. E questi canoni sono canoni di positività, sono dei principi di benessere. E quando DJ Afghan mi ha chiamato per portare il mio umile contributo qui, diciamo secondo quella che è la Liberty Rastafari, il pensiero Rastafari, ho pensato subito a non voler portare qualcosa di dogmatico, di dottrinale. Io non arrivo qui stasera per fare il catechismo, ok? Giustamente, e ringrazio anche Fabrizio per avermi presentato come un rappresentante, in un certo senso, della comunità Rastafari, perché è ciò che sono, ma non vengo qui questa sera per predicare o per convertire nulla di tutto ciò. Vengo per condividere con le persone che sono presenti qui una vibrazione, un modo di vivere, che è appunto la nostra Liberty Rastafari, la chiamo Liberty Rastafari. Non è una religione, non è soltanto un credo, ma è un modo di vivere. A noi Rasta piace definire questa nostra spiritualità come un modo di vivere, non una religione nel termine istituzionale, nel senso istituzionale di questa parola. Quindi vorrei condividere con voi, piuttosto che dei principi dottrinali, vorrei condividere con voi degli elementi della Liberty Rastafari che sono universali, che sono inclusivi e non esclusivi. Io vengo qua, ho fatto come lui ha fatto tanti chilometri, io ho fatto la mia porzione di chilometri, sono arrivato da Perugia questa mattina con l'idea e con la speranza nel cuore di voler condividere un qualcosa di inclusivo, che possa abbracciare. E non è una casualità che da quando sono arrivato non ho fatto altro che salutare e abbracciare persone. Sono stato abbracciato perché ho rivisto tante persone, tanti amici con cui abbiamo lavorato insieme da quasi 20 anni ormai, e quindi c'è tutta quanta questa vibrazione che è molto positiva. Ecco, io vorrei condividere questo. Ci sono degli elementi nella nostra fede Rastafari che sono universali e che possono sicuramente aiutare le persone a vivere meglio a prescindere dalla loro fede, dalla loro religione, dal loro credo o anche non credo. Io ho un programma in radio che si chiama Ayabinghi e andiamo in onda durante l'inverno ogni domenica per un'ora e mezzo, dalle 21 alle 22:30, e durante la stagione estiva facciamo una rubrica il sabato e la domenica. Ecco, gli ascoltatori non sono soltanto Rasta. Mi ricevo messaggi da gente anche che appartiene ad altre fedi, ma che trovano all'interno del messaggio che trasmettiamo un qualcosa di positivo che li fa stare bene, che li fa crescere e che li fa stare in armonia. E questa è la cosa più bella che può accadere, perché a volte può essere, tra virgolette, anche semplice comunicare tra Rasta, da Rasta a Rasta, ma quando invece cerchi e riesci a comunicare anche con persone che magari non appartengono a quella fede ma che condividono comunque dei principi, è una cosa molto molto bella. Io credo che, per quello che ho imparato nella mia vita, ci siano degli elementi e ci siano dei principi che sono universali.
Vorrei partire con il primo di questi, che è l'ottimismo. In Rastafari, nella fede Rastafari, parliamo di un ottimismo sacro. Perché? L'ottimismo, che è un qualcosa che, diciamo, tutti quanti noi possiamo ovviamente avere, e abbiamo anche, alcuni più, alcuni meno. L'ottimismo è la capacità di riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Ecco, è una cosa molto semplice, anche quotidiana, ma da non dare per scontato, perché è una capacità che può darci tanto nella vita. Ecco, in Rastafari parliamo di un ottimismo quasi sacro proprio, perché è un ottimismo che è fondato sul concetto che questa vita proceda per il meglio, vada verso una direzione positiva. Quando ci guardiamo intorno e guardiamo questa natura che ha un suo ritmo, che ha i suoi cicli e che produce, e produce per il bene, produce per darci cibo, produce per darci i materiali per i nostri vestiti, produce per permettere a questa esistenza umana, a questa razza umana, di continuare a vivere, ok? La vita ha una spinta verso il meglio, verso la crescita, verso l'evoluzione. Gli esseri umani nascono, imparano, crescono, a un certo punto fanno famiglia, fanno i figli, la stirpe continua, la generazione continua, si comunica. Gli esseri umani hanno la capacità di farsi del bene, di comunicare un'energia positiva. Ok? Ecco, questo ci dà la possibilità di vedere la vita in una maniera ottimista. Essendo radicati, con un po' di esercizio, un po' di sforzo, perché non è sempre semplice, sul concetto e sulla fiducia che le cose andranno bene, che c'è una possibilità di bene e non di cadere invece nel pessimismo. Ecco, questo è un elemento della Liberty Rastafari che non deve essere dato per scontato. Il pessimismo, la rinuncia, l'annichilimento è un qualcosa che può essere molto pericoloso per l'essere umano. Hanno fatto degli studi scientifici, scusate, a me piace a volte condire, diciamo, i miei discorsi che potrebbero sembrare spirituali, alcuni potrebbero chiamarli, ma mi piace condirli con degli elementi anche scientifici, perché vedo che le due cose vanno insieme. Non parlo soltanto astratto, non parlo soltanto concreto, ma vedo la vita come un'unione anche di questi due aspetti. Hanno fatto degli studi e hanno provato scientificamente che le persone ottimiste sono più sane e hanno un sistema immunitario migliore e più forte delle persone che invece tendono ad essere pessimiste, remissive, che vedono la vita un po' come, ecco, ogni prova come una sconfitta piuttosto che invece come una sfida, ok? Quindi questa è una cosa importante. Possiamo cogliere le opportunità per a volte esercitarci e sforzarci ad essere un po' ottimisti. E la musica reggae, e Fabrizio Laganà ovviamente ce lo insegna, la musica reggae è una musica di spinta ottimista, eh? Il never give up the fight, e invece di andare giù, di andare su. Questa upfulness, nella Liberty Rastafari parliamo di upfulness, che è uno stato di coscienza, uno stato mentale che va verso l'alto, che è sostenuto, che non è depressivo. E parliamoci chiaro, voglio mettere subito in chiaro una cosa. Non sto dicendo che i Rasta non abbiano momenti difficili o che non abbiano momenti anche di angoscia, di difficoltà, di... Non sto dicendo questo. Sto dicendo che questi momenti capitano a tutti, perché la vita ci schiaffeggia, la vita ci dà tante batoste, ma la differenza non è quello, perché tutti quanti riceviamo colpi duri. La differenza è come rispondiamo. Nella Liberty Rastafari impariamo e ci esercitiamo a rispondere in maniera diversa, a cogliere queste opportunità, anche negative, anche pesanti, come un invito a sviluppare un maggiore ottimismo, ok? Quindi l'ottimismo è una qualità spirituale, una qualità molto molto importante, ed è una qualità salutare, terapeutica. Ecco, c'è un altro elemento che è
il rendimento di grazie, rendere grazie. Rendere grazie per ciò che uno ha. E questa è una cosa che prescinde ogni fede, o no, anche non fede. È una cosa che prescinde ogni cultura e religione. E rendere grazie per ciò che noi abbiamo è un atto molto molto profondo, è molto molto importante. E quando dico di rendere grazie non intendo soltanto se abbiamo tanti soldi, o se abbiamo una bella macchina, o se abbiamo anche una bella famiglia, ok? Rendere grazie anche per cose più semplici. Esercitiamoci a essere grati, perché quando noi rendiamo grazie siamo consapevoli. Il rendimento di grazie è un qualcosa che esce dal fatto che noi siamo consapevoli, riconosciamo quello che abbiamo. Rendere grazie per avere i vestiti puliti, per avere un tetto, per avere una macchina, per avere anche cose semplici. Perché per rendere grazie, per ringraziare per le cose che uno ha, perché ha i vestiti puliti, o perché ha degli amici, o perché ha una casa, non deve avere una denominazione religiosa, ma devi essere semplicemente una persona consapevole. Ecco, rendere grazie sviluppa questa consapevolezza, e le persone consapevoli sono persone che sono presenti in ciò che vivono, nel momento in cui vivono, ok? Quindi noi come Rastafari invitiamo le persone a rendere grazie per ciò che hanno, a prescindere dal fatto che siano Rasta o non Rasta o anche atei, ma semplicemente rendi grazie. Ti svegli la mattina, noi abbiamo questa pratica: quando ci svegliamo la mattina, appena tocchiamo per terra con i piedi, rendiamo grazie per il fatto che è un altro giorno, per il fatto che è un nuovo ciclo. Sono 24 ore che possiamo incominciare, e dobbiamo sforzarci, impegnarci a viverle con forza e con felicità. Ecco, quindi invitiamo le persone ad essere grate per ciò che hanno e per ciò che abbiamo. E questo ci porta ad un altro elemento della Liviti, della cultura Rastafari, che è la celebrazione di questa vita. Avrete spesso sentito, magari all'interno della musica reggae, o se conoscete qualche Rasta, sentire l'espressione celebrate life, celebrate la vita, celebriamo la vita. Ecco, questa è una cosa molto importante. È un esercizio che allo stesso modo noi facciamo noi stessi e invitiamo tutti quanti a fare, celebrare la vita, perché la vita è l'unico libro da cui veramente noi possiamo imparare riguardo a noi stessi, ok? Possiamo leggere tanti volumi, possiamo parlare con tante persone specialisti, quello che vogliamo, professori, ma ognuno di noi ha una vita, ha un'esistenza, e quell'esistenza è il nostro libro, è il nostro manuale di istruzioni per la nostra vita. Quindi riflettiamo su questa cosa e celebriamo, impariamo, ci esercitiamo a celebrare questa esistenza che abbiamo. E questo ci aiuta ad affrontare meglio le difficoltà e a soffrire di meno durante quelle difficoltà. Perché alla fine il nocciolo è questo. Cioè, noi siamo qui su questa terra, abbiamo questi anni da vivere e dobbiamo trovare un metodo, ok? Dobbiamo trovare un modo per viverli al meglio, a prescindere dalla tua denominazione religiosa o meno, perché appunto io sto facendo un discorso per tutti. Ecco, questo metodo sicuramente include il fatto di celebrare questa esistenza. Celebrare questa esistenza significa apprezzare, e apprezzare quello che abbiamo noi, e riconoscere nelle altre persone questa grandezza, questo, il fatto che ognuno di noi è in un certo senso un miracolo. I nostri amici, proviamo e sforziamoci a vedere i nostri amici come dei doni e non come delle cose scontate. La nostra famiglia, chi ha figli, questo lo può capire forse ancora più profondamente, ma semplicemente i nostri conoscenti, le persone intorno a noi, proviamo a considerarle dei doni e proviamo a pensare, se non ci fossero quelle persone, quantomeno ricchi noi saremmo. Ecco, celebrare la vita è una cosa che ci arricchisce, ci insegna a riconoscere quanta ricchezza abbiamo. E quando ci soffermiamo a guardare, ad osservare, a essere consapevoli di quello che abbiamo intorno e dentro di noi, allora
realmente capiamo quanti elementi ci sono da celebrare. Per far ciò dobbiamo fare un esercizio, che io è quello che io chiamo la lettura, ma che non è una lettura di un libro, è life reading, la lettura della propria vita. Proviamo a volte a sederci e prenderci del tempo per leggere le pagine della nostra vita e vedere cosa sta succedendo, nel bene e nel male. È un esercizio di consapevolezza, un esercizio che ci permette di distaccarci un attimo e di uscire dal vortice delle cose anche stressanti, le bollette, i debiti, il lavoro che non c'è, tutta quella catena, perché è una catena. Ci permette di staccare un attimo e di trovare uno spazio in cui possiamo leggere cosa sta accadendo. Ecco, quando leggiamo cosa accade nella nostra vita, incominciamo a trovare tante motivazioni da celebrare, tante cose da celebrare, tante cose che ci rendono felici in effetti, tante cose che sono importanti. Ecco, nella Liberty Rastafari noi diamo molta importanza a questa cosa qua e contempliamo le cose piccole, le cose semplici. Ecco perché molti di noi si interessano anche di agricoltura, di cose legate alla natura, attività che tendono appunto a produrre, a creare, perché ci piace celebrare questo aspetto vitale. Alcuni di voi avranno sentito parlare di Ital Food, il cibo vitale. Ital sta per vital, perché è un cibo che ti dà vita, che ti dà un'energia, è un cibo vivo, ok? Una dieta che in generale viene definita vegana o vegetariana, se vogliamo, ma che in realtà si basa su un cibo, un alimento vivo, che quindi ti dà quell'energia vitale, quella tonicità, quella freschezza anche. Ma questo non è soltanto un cibo che noi ingeriamo, ma è anche i contesti che noi viviamo, le amicizie, le persone che frequentiamo e le cose che facciamo nella nostra vita. Ecco, impariamo a celebrare questa esistenza. È un esercizio, una pratica che viene fatto giorno dopo giorno. Si incomincia dal piccolo, si incomincia dalle cose più facili da celebrare, le cose belle. Ma in Rastafari non ci fermiamo lì. In Rastafari facciamo un passo in più e ci sforziamo e impariamo a celebrare le cose brutte. E uno dice, va bene, a questo punto cos'è? Sei fuori di testa? Perché si dovrebbero celebrare le cose brutte? Perché a volte le circostanze della nostra vita, anche quando sembrano avverse, hanno un motivo. Hanno un motivo. E quel motivo spesso si rivela essere poi un qualcosa di positivo dopo un po' di tempo. Lì per lì prendiamo una batosta in testa, lì per lì prendiamo una botta dura e pensiamo, ci sembra che tutto quanto sia caduto, che tutto sia finito. Ma in realtà, dopo un po', analizziamo e rivediamo le cose e vediamo che aveva un senso. Ecco, questo è quello che noi chiamiamo trasformare la negatività in positività. Uno dei principi di Rastafari è proprio trasformare il male in bene. È quello che ci insegnano gli anziani Rastafari, è quello che ci insegna la musica reggae, è quello che ci insegnano le persone sagge, ecco, di questa cultura. Trasformare il male in bene, come si fa? Si inizia prima dall'osservare quel male, dall'essere consapevole, dallo studiarlo e capire come può essere utilizzato per un qualcosa di positivo. Quando ci succede qualcosa di difficile, possiamo trovare il modo e l'energia in grado di convertirlo in un qualcosa di bene, ok? Quindi quello presuppone un po' di ottimismo, presuppone un po' di fiducia nella vita, presuppone il fatto che quando ci arriva, quando si chiude una porta, siamo consapevoli che ce ne saranno tante altre che si apriranno. E la musica reggae è l'esempio di questo. I grandi della musica reggae sono nati in un ghetto, sono cresciuti in condizioni igieniche iper precarie, senza un'istruzione formale, sono cresciuti senza un sistema sanitario ufficiale, sono cresciuti senza spesso anche una famiglia, diciamo intesa come padre, madre, figlio e fratelli, che potesse dare loro anche quella base diciamo di imprinting, che noi sappiamo essere molto importante anche per un bambino.
Ecco, sono cresciuti anche senza questo, ma hanno dato al mondo un messaggio tale per cui noi siamo qui oggi, 2018, a distanza di tanti anni, siamo qui a celebrare questa musica, questa cultura, questo approccio alla vita che è differente. È il never give up the fight, e non mollare e non rinunciare, è uno slogan che è attuale oggi quanto lo era allora. E non pensiamo che sia soltanto una cosa folcloristica rilegata al ghetto di Trenchtown o rilegata all'Etiopia Shashamani, perché non lo è. Questo è uno slogan che è applicabile a tutte le classi sociali, a tutti i continenti e a tutte le condizioni, perché ricco o povero che tu sia, comunque la vita ti mostra delle cose belle e delle cose brutte. Tutti hanno delle difficoltà, tutti hanno dei momenti belli, ma tutti hanno anche delle prove, ok? E allora è lì che dobbiamo capire come rispondere. E la Levi Rastafari ci dice: prendi quelle prove non come una sconfitta subito, ma come una sfida. Ecco, se noi prendiamo le nostre vicissitudini anche negative come una sfida, quello stimola dentro di noi un voler reagire, un'energia, una carica. E dobbiamo spesso anche farci forza a vicenda. Ecco perché ci sono gli amici, ci sono i fratelli, le sorelle, ci sono i familiari, c'è la gente che ti vuole dare quell'energia positiva, ti vuole trasmettere quella positive vibration, che infatti è un altro elemento così importante nella nostra cultura. Una vibrazione positiva, che non vuol dire semplicemente essere tanto felice con un sorriso stampato sulle labbra, non essere un giullare, no. La vibrazione positiva è scendere dentro di te e trovare quella forza che ti rende capace di superare le difficoltà. E ce l'abbiamo tutti. In Rastafari diciamo che nessuno viene privato della gloria dell'Onnipotente. Nessun essere umano è privato, cioè nasce senza quella forza che noi chiamiamo la gloria di Dio. Magari un altro lo può chiamare in un altro modo in base alla sua formazione spirituale, va benissimo. Ma noi crediamo che tutti gli esseri viventi abbiano dentro loro stessi quella capacità, quella forza che è in grado di generare quell'energia per poterci far vivere meglio, più felicemente, più sani, ok? E allora sta a noi fare quella discesa dentro di noi e riuscire a trovare quell'energia. Amici possono aiutare, i fratelli possono aiutare, la buona musica può aiutare, la riflessione, il contemplare, il celebrare le cose belle, sono cose che aiutano, sono cose che ci rendono più forti, ma sta a noi fare quella differenza in quei momenti. E questa è la positive vibration. E appunto, uno come Bob Marley non se la passava bene all'inizio, poi è diventato, certo, ricchissimo, milionario, ma da dove è venuto Bob Marley? Da dove sono venuti queste persone che noi consideriamo icone di questa musica? Sono venute dal freddo, non dal freddo termico, ma dal freddo mentale, dalla difficoltà, dall'isolamento, dalla consapevolezza di essere poveri nel ghetto senza niente. Ecco, quindi loro ci hanno stimolato, ci hanno invitato a fare questo viaggio dentro di noi e a cercare questa forza, questa speranza. E questo non è poco. Non è poco, perché questo è un messaggio che continua ad ispirare oggi, nel 2018, tantissime persone. Il movimento Rastafari cresce a vista d'occhio, ogni giorno, e non in Giamaica o in Africa soltanto, ma dappertutto, anche nella cosiddetta Babylon, anzi soprattutto nella cosiddetta Babylon. E questo perché? Perché Rastafari è un'alternativa ad un sistema. Quando noi parliamo di Babylon System, parliamo di un sistema negativo, ok? Parliamo di un sistema corrotto, di un sistema di cose che non vanno bene. Ma non ci limitiamo a piangerci addosso e a vedere questo sistema come un muro che non si può scavalcare. No, applichiamo quelle cose che vi ho appena detto, ovvero reagiamo in positivo al negativo. Ok, c'è Babylon? C'è questa cosa che non ci piace? C'è questo sistema che ci fa vomitare? Cosa facciamo? Ci rinunciamo? Ci deprimiamo? O forse cerchiamo di cambiare noi stessi e cerchiamo di cambiare questo metro quadrato intorno a noi per creare qualcosa di differente?
Allora, quella è la spinta Rastafari, quella è la Zion di cui parlano le canzoni della musica reggae. Non è soltanto un luogo fisico, l'Etiopia, come giustamente diceva Fabrizio, sì, è la Zion geografica, ma dentro ognuno di noi c'è una Zion, c'è una terra promessa, c'è un luogo che è capace di stimolare quella forza vitale, quella forza reattiva, ed è quello che dà l'energia alle persone per andare avanti. E non a caso la cultura Rastafari, così come la musica reggae, sono nate in un contesto difficilissimo di povertà, di malnutrizione, di isolamento, di razzismo, di non identità. In Giamaica le persone erano arrivate trasportate dall'altra parte del mondo e avevano perso la loro identità. Non sapevano chi erano i loro nonni, non sapevano esattamente nemmeno il loro vero nome, non sapevano nemmeno da dove venivano. E non solo, erano prima stati schiavi, poi abolizione della schiavitù, sono rimasti schiavi, soltanto in un altro modo. Erano poveri, erano oggetto di razzismo, di discriminazione, e tutte queste cose bruttissime che cosa fanno? Che tendono a rovinare la tua identità. Ecco perché hanno trovato queste persone un'identità in Rastafari, così come poi nella musica reggae. Ma questo perché? Perché ha offerto loro questo collante, ha offerto loro questo cicatrizzante per le loro ferite. E questa è la capacità di questo approccio alla vita, che è più positivo, che è più ottimista e che è più sano, ok? Riflettere su queste cose, ispirarci verso degli stati mentali, degli stati emotivi positivi, è benessere. Un'altra piccola cosa, e poi penso che forse tra un po' dovremo chiudere, un'ultimissima cosa che voglio dirvi, è sempre di scientifico. Hanno fatto delle ricerche e hanno provato che le persone che passano del tempo nel desiderare il bene per le altre persone sono più sane, hanno un sistema immunitario più alto, hanno meno possibilità di ammalarsi, hanno nel nostro cervello esistono delle onde, no? Delle reazioni anche proprio neuronali più forti che permettono loro di vivere meglio. Questo significa, in pochissime parole, che quando tu vuoi il bene per qualcuno o per te stesso, ma quando tu semplicemente desideri il bene e contempli questo bene e lo trasmetti verso anche qualcuno, tu produci nel tuo corpo una serie di processi neuronali e di ormoni che sono effettivamente benefici, cioè ti fanno bene, cioè il corpo si autocura. Cioè, riflettiamo su questo. Noi siamo in grado di generare, quando proviamo amore e quando proviamo compassione, quando proviamo benessere, diciamo, quando vogliamo il benessere per qualcuno, siamo in grado di generare questa energia talmente forte che addirittura ci fa stare meglio. Ecco, questo è per chiudere. Tutti questi principi che ho voluto condividere oggi con voi, e che vi ringrazio di essere rimasti qui fino alla fine di questo piccolo intervento, tutti questi principi si racchiudono in una parola. Abbiamo parlato di ottimismo, di positività, di never give up the fight, celebrate life. Questi principi si rinchiudono nella parola che è love, amore, che ovviamente sapete essere lo slogan principale del movimento Rastafari. E non intendo l'amore soltanto tra uomo e donna o tra madre e figlio, ma intendo un amore inteso proprio come un desiderio di benessere per te, per i tuoi amici, per i tuoi cari e anche per chi non conosci. Ecco, questo desiderio di che gli altri stiano bene e che le cose vadano bene e che tu stesso possa stare bene. Quindi amare gli altri, ma amare anche noi stessi e amare questa vita che fondamentalmente è la ricchezza più grande che noi abbiamo. Quindi chiudo qui, vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio dell'energia positiva che mi avete dato e spero che passerete
due belle giornate in positività. Highly ice, last of all. Grazie Fabrizio, grazie mille. Grazie a te per le parole tanto attese e nettare per il cuore e per l'anima. Ora un po' di musica sottofondo. This song is called Roots and Culture.